Basta, basta, basta Ariosol, ragazzi, non ce la faccio più. Mamma mia, io vi rendo partecipe un po' di tutto quello che faccio. Sono malato, Ariosol, cose, guardate che capelli che ho, sono messo veramente male. Però mi sto riprendendo, perciò insomma bisogna fare, guardare la classifica insieme, dedicarti 10 minuti insieme. Innanzitutto, belli siete, buongiorno e ben ritrovati qua sul canale dal vostro amico Nece nella casa del pane balloon. Oggi 1° novembre, ragazzi, non posso guardare la data, dai, oggi è il compleanno di mia figlia, vi ho reso partecipi ieri, no? Ve l'ho detto già ieri, oggi è il compleanno di mia figlia, compie 18 anni, perciò insomma grande festa, sono qua di là che sono in preparati, ci sono i preparativi perché arrivano tutti i parenti, insomma. Ieri sera l'ha festeggiato con gli amici, dopo la mezzanotte, e oggi qua con i parenti, perciò siamo in fase di caos qua in casa. Detto ciò, ragazzi, detto ciò, insomma, dobbiamo guardare insieme la classifica perché ieri si è conclusa la decima di campionato. Domani siamo già di vigilia, perciò sta settimana è stata bellissima. Non c'è sta, a parte il lunedì e oggi che è venerdì, nel mezzo c'è stata solo partite, video, cose, perciò veramente siamo già qua pronti. Oggi stamattina classifica e oggi pomeriggio sul tardi farò i pronostici di domani. Detto questo, dai ragazzi, dedichiamoci appunto 10 minuti di compagnia insieme, facciamoci una chiacchiera, ragazzi, lo so che insomma, scusate la mia voce un po' nasale, ma sono appunto influenzato. Dai, facciamoci una chiacchiera insieme. Prima di cominciare, come al solito, però, vi invito ad iscrivervi al canale. È gratuito, non costa nulla. Iscrizione e attivazione della campanella, così non vi perdete mai nessun mio contenuto. Mettete un bel like al video, mi raccomando, è gratuito, non costa nulla. E soprattutto, ragazzi, fatemi sapere la vostra, perché insomma questa classifica inizia un pochettino a delinearsi. Insomma, ci sono quelle due che hanno preso un po' il largo e le altre che inseguono. Poi sono un paio di squadre che stanno facendo veramente male. Perciò adesso la commentiamo insieme. Mi raccomando, seguitemi su TikTok se vi va. Sono anche di là, Instagram, Telegram. Insomma, nella descrizione di questo video ci sono tutti i vari link per potervi accedere. Detto questo, ragazzi, partiamo, dai, partiamo, mettiamo subito la classifica in sovraimpressione. Partiamo dal basso come facciamo di solito. Genoa, ultimo in classifica, 6 punti, chiude il Genoa a 6 punti, perde in casa contro la Fiorentina di Cortomuso. Insomma, il Genoa, io spero che si riprenda adesso. Adesso ha acquistato, se non sbaglio, Balotelli, lo hanno ufficializzato. Oddio, adesso con tutte le, come si dice, le volte che si è data possibilità a Balotelli, adesso mi diventa difficile pensare che possa essere salvatore della patria. Lo spero per il Genoa perché l'anno scorso ha fatto un bel campionato, vederlo lì in basso in classifica mi spiace, per quello che ha fatto vedere l'anno scorso. Poi è vero, gli sono stati tolti un paio di giocatori veramente importanti, Gudmundsson, Retegui, che stanno facendo veramente bene altrove, però insomma a me piace l'idea di gioco di Gilardino, perciò spero che si riprenda e spero che magari Balotelli, al di là delle balotellate che le lascia da parte, possa dare una mano a questo Genoa. Speriamo in bene. O comunque adesso chiude la classifica, ultimo in classifica. Passiamo a tutte le altre perché ci sono tre squadre a 8 punti, pari punti: Lecce, Venezia e Monza. Il Lecce che praticamente perde, vince, scusate, contro il Verona, in casa, un Cortomuso ci voleva dopo una serie di sconfitte consecutive, perciò insomma riaffacciarsi un pochettino, mettere un po' la testa fuori dall'anche se comunque è penultimo in classifica, perciò insomma è sempre in zona retrocessione, però sono raggruppati lì in pochi punti tante squadre, perciò la vittoria contro il Verona è stata molto molto importante, quella di martedì. Il Venezia che invece vince 3-2 contro l'Udinese, anche qui grande bella vittoria perché insomma vincere con l'Udinese non è semplice. Il Venezia è una squadra che comunque regala sempre belle, belle partite, comunque ricche di gol, però deve iniziare a quagliare e insomma ed è riuscita a farlo. Poi c'è stata un po' rocambolesca, espulsioni, cose, però insomma ha portato a casa i 3 punti ed è un'ottima cosa. Il Monza invece, oramai il Monza
è in serie difficoltà, perde contro l'Atalanta, ci sta a perdere con l'Atalanta, soprattutto in questo periodo l'Atalanta veramente sta andando alla grande, perciò nulla di male, se non che insomma non arrivano i risultati, non arrivano dei filotti, è vero, è lì a 8 punti, sono tante squadre e basta un attimo, però bisogna appunto iniziare e spero da milanista che non inizi la prossima partita perché incontra il Milan e sarà molto difficile per i rossoneri riuscire perché insomma il Monza è affamato di punti e soprattutto Nesta ha voglia di riscattarsi un pochettino, perciò sarà una partita non semplice, comunque il Monza ha 8 punti, poi ci sono a 9 punti 4 squadre, Cagliari, Como, Verona e Parma, tutte e quattro se non sbaglio hanno perso, no? Perché il Cagliari, se non sbaglio, ha perso contro il Bologna, il Como ha perso contro la Lazio in maniera abbastanza netta, il Verona ha perso con Lecce e il Parma è l'unica che non ha perso, ha pareggiato contro la Juventus con un gran pareggio. Devo essere sincero, tra queste quattro qua, al di là del risultato dell'ultima partita, no? Che il Parma è quella che ha fatto meglio, nel senso che è riuscita a portare a casa un punto, è quella che anche ha fatto vedere Si è qualcosa verificato di... un problema. Riprova. Cosa è successo? È partita Siri. È quella che ha dimostrato ha fatto una bella partita, diciamo, perché contro la Juve è stata una gran bella partita e secondo me l'unica squadra tra le due è quella che c'ha da recriminare qualcosa, perché poteva benissimo vincere. Mentre il Verona, insomma, appunto, perde con il Lecce di Cortomuso, il Verona aveva avuto un bell'inizio, adesso veramente è in crisi totale perché nelle ultime 5 ne ha vinta solo una e 4 perse. Il Como è una squadra così molto altalenante, bella, insomma fa spettacolo, però concede veramente tanto e deve cercare di capire che quando incontra certe determinate squadre deve cercare di affrontarle in maniera camaleontica, nel senso che devi adeguarti alla squadra che hai davanti, perché se ti butti sempre tutti in avanti diventa poi difficile, certe squadre ti possono far male, e infatti ieri la Lazio è andata a nozze. E poi c'è il Cagliari che appunto ha perso in casa contro il Bologna, un Bologna che aveva bisogno di punti, perciò ci può stare, anche se insomma adesso sono tutte lì, perciò queste qui sono le squadre secondo me che si giocheranno poi sostanzialmente la zona retrocessione. Poi più su, un paio di punti più su c'è l'Empoli a 11 punti, un Empoli che insomma ha cercato di, adesso al netto della partita contro l'Inter, che poi è stata una sconfitta netta per 3-0. Però non dico che è bugiardo, poi l'Inter ha meritato quel risultato, però ha fatto vedere delle buone cose l'Empoli. Cioè, poi alla fine è finita 3-0, però insomma ha messo in difficoltà l'Inter, perché l'Inter non è riuscita subito a fare il suo gioco che di solito fa con le piccole, insomma ha fatto molta fatica, perciò l'Empoli da lì deve ripartire. Poi è vero, ha avuto un bell'inizio e nelle ultime partite sta facendo male, nelle ultime 5 non c'è neanche una vittoria, due pareggi e tre sconfitte. Però è lì, dai, 11 punti. Io penso che quest'anno l'Empoli se la giochi questa metà classifica. Penso che non arrivi mai, non passi mai dalla zona retrocessione in maniera netta. Navigherà sempre in quelle, scusate. Mio, ragazzi, il raffreddore è a dir poco imbarazzante, vi chiedo scusa. Perciò rimarrà sempre in quella zona lì. Bologna 12 punti, vittoria contro il Cagliari, insomma si è ripreso, nelle ultime 5 sono comunque 3 pareggi e 2 vittorie, è un Bologna sicuramente che è diverso dall'anno scorso e per i giocatori che ha, l'allenatore e quant'altro che è stato cambiato e soprattutto per i risultati, l'anno scorso navigava in acque sicuramente diverse, però detto questo ci sta, è la sua posizione, secondo me, per quello che sta facendo vedere. E poi ricordiamo che comunque ha una partita in meno, perciò eventualmente può anche andare un po' più in alto vincendola. Passiamo alla Roma, 13 punti. Insomma, ieri la vittoria di Cortomuso arriva giusto a pennello, nel senso che ci voleva un po' di ossigeno per poter riprendersi, perché insomma la Roma sta facendo al netto di tutti i problemi interni di allenatore, di spogliatoio, coi tifosi, insomma ce ne sono di seri, al netto di tutto quello anche a livello di gioco non è che stava facendo impazzire, ha bisogno di un po' di ossigeno, adesso come vengono le vittorie perché era molto in basso, perciò bene quella di ieri, un po' secondo me
Non dico regalata, però insomma il Torino, quel gol si è un po' fatto, nel senso che c'è stata una serie di errori tra il passaggio indietro, quello che non l'ha capito, Dybala che ha cercato di tirare, poi il portiere superato, ma c'era il difensore sulla linea che non ho capito perché non ha tirato via quella palla, ha cercato di andare di tacco quando poteva andare di destro, insomma. Però al netto di quello si sta riprendendo, spero che si riprenda in maniera netta. Io spero che torni De Rossi, devo essere sincero, no? Se per far tornare De Rossi ci vuole qualche altra sconfitta, gliel'auguro, ma non perché auguro la sconfitta alla Roma, ma perché voglio che torni De Rossi, se è una cosa fattibile. Poi non lo so quanto lo sia. Torino, 14 punti pari al Milan. Bello, Milan però con una partita in meno, ricordiamolo. Il Torino ieri invece appunto ha perso contro la Roma, 14 punti. Insomma, Torino aveva avuto un bell'inizio, poi appena gli si è detto grande Torino primo da quanti anni, da 50 anni, da 30, 40, 50, non ha più vinto una partita. E se negli ultimi 5 ne ha perse 4 e vinta una. Perciò è un trend abbastanza negativo, nonostante la vittoria di settimana scorsa è abbastanza negativo, deve riprendersi perché subisce veramente tanti gol. È strano vedere un Torino che subisce così tanti gol. Detto questo, insomma, la classifica ci sta, è la sua, nulla di che. Il Milan, abbiamo detto, 14 punti insieme al Torino, lo saltiamo, un po' come il Bologna, c'è cioè questo asterisco, questa partita da recuperare, però insomma male, male, se dobbiamo essere sinceri, al netto dell'asterisco, al netto di tutto male, perché anche se dovesse vincere quella partita è comunque indietro veramente a tante squadre oggi. È veramente per quello che per le basi che aveva il Milan, per i giocatori che ha il Milan, è troppo poco quello che sta facendo. Sinceramente, è un campionato, sarà un campionato così, tra alti e bassi, tra vittorie e sconfitte, insomma, navigherà su quella posizione. Devo essere sincero, per me il Milan rischia grosso anche di non entrare tra le prime quattro, per quello che sta facendo vedere. Arriviamo all'Udinese, 16 punti, insomma l'Udinese si è messa in un'altra bella situazione, nonostante la sconfitta comunque è settima, è una bella posizione se si pensa all'Udinese dell'anno scorso che si è salvata solo la penultima giornata, perciò sta facendo un bel campionato, sostanzialmente quello che deve fare. Passiamo alla Juventus, sesta, male. Male la Juventus male, è vero che è l'unica squadra ancora imbattuta in questo campionato, però è anche vero che per i soldi spesi, per l'allenatore, per le aspettative, per tutto quello che è, doveva essere più in alto. E in questo momento è la Juventus, ragazzi, a parità di partite, è a 7 punti dalla prima in classifica, a 5, no, cos'è? 18 a 3 dall'Inter, insomma è vero che dalle posizioni di Champions non è lontana, però ragazzi, una squadra come la Juventus che si dichiara e che spende tutti quei soldi deve lottare per vincere lo scudetto e oggi è molto lontana da quello, da fare quello. Poi tutto questo gran gioco di Thiago Motta ancora non si vede, ma io quello, come si dice, l'avevo immaginato, nel senso che è difficile fin da subito riuscire ad apprendere i meccanismi di Thiago Motta, ci vuole del tempo, ma detto questo, insomma, a livello difensivo male, perché era la miglior difesa e a un certo punto ha iniziato a imbarcare gol, cioè voglio dire, aveva preso 0 gol nelle prime 8 partite e poi ne ha presi 7 nelle ultime due, perciò cioè 4 all'Inter, 2 e più, sì, 6 nel 6 o 7 nelle ultime 2-3 partite. Perciò male la Juventus che sinceramente mi aspettavo qualcosina di più, devo essere sincero. E poi arrivano quelle tre lì, quinta, quarta e terza, Lazio, Fiorentina e Atalanta, pari punti 19, ragazzi, che dire? La Lazio, ve l'ho detto, lo dico da inizio campionato, attenzione a questa Lazio, è una squadra che fa molto bene le partite che deve vincere, se le vince e le vince sempre molto bene senza mai rischiare, facendo goleade e quant'altro, poi magari è un pelo un po' più indietro con le grandi squadre, vedremo, perché comunque vedremo, però insomma ragazzi, dopo 10 giornate a 19 punti, quinta in classifica, pari alla Fiorentina Atalanta è un gran risultato per quello che è la Lazio, perché nessuno la considerava, ma la Lazio bisogna sempre tenerla in considerazione, soprattutto
Fiorentina che invece ha fatto un grande salto perché insomma aveva avuto un inizio un po' così così, poi si è sparato queste quattro vittorie consecutive e l'ha portata lì in alto. Ragazzi, la Fiorentina sta facendo un gran bel campionato. Da quando Palladino ha detto ho capito come deve giocare questa squadra, sono iniziati ad arrivare i risultati, perciò l'ha veramente capito perché la Fiorentina ha svoltato e ha iniziato a fare risultati in campionato, anche in Europa, in Conference League, perciò sta facendo una stagione pazzesca la Fiorentina, veramente complimenti alla Fiorentina che ha ritrovato anche l'attaccante che era quello che gli mancava negli anni passati, secondo me, alla Fiorentina. E con questo Ken invece ha trovato un bell'attaccante che fa gol, fa segnare, fa salire la squadra, fa un gran bel lavoro, perciò complimenti alla Fiorentina. Arriviamo all'Atalanta, 19 punti anche l'Atalanta, ragazzi. Dopo un inizio così così, tre sconfitte, sembrava quasi che la favola Atalanta quest'anno dovesse smarrirsi, invece no, no. L'Atalanta si è ripresa, quattro vittorie consecutive, 19 punti, è lì terza, insomma, per questo dico è molto difficile per il Milan, perché se si considera che Napoli, Inter e Juventus saranno le squadre che si giocheranno quelle prime tre posizioni, poi l'ultima posizione, quarto posto, se la giocano Milan, Atalanta, Fiorentina e Lazio, ed è difficile riuscire a tenere testa a queste qua, perché queste qua vanno e non scherzano, soprattutto l'Atalanta che sta facendo. Ma non ho capito che rumori ci sono, che sta facendo veramente bene nelle ultime partite. Arriviamo alle prime due, ragazzi, quelle che si giocheranno lo scudetto. 21 punti l'Inter che vince contro l'Empoli 3-0 in maniera netta. Non è più l'Inter dell'anno scorso, è un'Inter diversa, però è un'Inter che comunque è là, si giocherà il campionato. È un'Inter che sta facendo bene al netto del modo di giocare, che è un pizzico diverso, è meno spettacolare dell'anno scorso, però comunque concreto lo stesso. I punti li porta a casa, subisce qualche gol di troppo, però insomma. Ci può stare, anche se poi non ha subito nulla nell'ultima partita, però insomma il trend dei gol subiti è un pizzico alto confronto a quello dell'anno scorso, però se si paragonano le annate diventa difficile, non è che ogni annata può essere uguale, l'importante è competere, l'Inter è seconda, ragazzi, è seconda a 4 punti dal Napoli, perciò considerando che c'è anche la Champions League e sta andando molto bene anche in Champions League, io non ho nulla da dire, cioè voglio dire, l'Inter sta facendo una stagione pazzesca, nelle ultime 5 partite sono 4 vittorie, un pareggio, perciò meglio dell'Inter ha fatto solo il Napoli che nelle ultime 5 li ha vinti tutti e 5, perciò bene, benissimo l'Inter. E arriviamo alla capolista, ragazzi, la capolista tutti quanti erano lì a dire adesso vedrete quando inizieranno le partite difficili, quando inizierà di qua, quando inizierà di là, niente, è iniziata le partite difficili e ha continuato a vincere anche in maniera veramente netta, perché insomma è una squadra incredibile il Napoli, è diverso da quello di 2 anni fa, è una squadra che è molto brava, riesce a compattarsi come si dice, quando subisce l'avversario riesce a compattarsi, a resistere e a colpire quando deve colpire, perciò è una squadra diversa, non fa spettacolo, però è concreta, è una squadra contiana, perciò considerando che non ci sono, ragazzi, competizioni europee di mezzo, il Napoli ha un vantaggio incredibile da quel punto di vista e l'altro vantaggio è avere Conte in panchina, guardate che cosa fa a fare Conte ai giocatori, ragazzi, è una marcia in più. Io penso che quest'anno veramente quelle due si giocheranno lo scudetto. Il Napoli è un pizzico più avvantaggiato perché l'Inter, poi avendo anche la Champions League, qualche energia in più la sprecherà. Perciò sarà un campionato a due. Io l'ho sempre detto, per me questo sarà un campionato a due. Perciò Napoli e Inter si giocheranno lo scudetto. E insomma, vedremo, vedremo. Adesso sono lì loro due. Dai ragazzuoli, vi abbraccio di cuore a tutti quanti, vi auguro una buona giornata, un buon Halloween, tutti i santi, vedete voi come la volete guardare, come la volete vedere. Io vi abbraccio di cuore, ritorno a fare il mio aerosol perché sono tutto con questa voce nasale. Un abbraccio, un bel like al video, come dico sempre io, belli siete.